il calcio, una passione, uno stimolo. Al cinema Sala Raimondi di Crotone ha prodotto il film L'altra via del regista Saverio Cappiello, che vede tra i due attori protagonisti il piccolo crotonese Giuseppe Pacenza. E per lui c'erano gli amici, i compagni di scuola, i familiari, alla prima crotonese insieme all'attore principale Fausto Verginelli e al produttore Giuseppe Gallo. Il sogno è il tema centrale del film, come i sogni si nutrono, come bisogna avere passione per occuparsi degli obiettivi da raggiungere e di come questi sogni possono cadere a volte, infrangersi, però se si è creduto nei sogni, questi portano sicuramente delle cose buone per il futuro della vita che verrà. Una storia calcistica sì, ma anche di riscatto, in cui il capitano della Collidoro, nel Rione Catanzarese, a fine carriera incontra Marcello e inizia una storia di redenzione. È l'attore Fausto Verginelli che interpreta il calciatore Andrea Viscomi nel film girato proprio a Catanzaro. Frequenti il liceo scientifico filologo di Crotone il primo anno, ma i tuoi compagni di scuola o i docenti cosa ti hanno detto? Sono molto felici, anche oggi siamo stati a scuola a presenziare il film, mi hanno fatto tante domande e sono tutti contenti, verranno al cinema. Senti Giuseppe, ma tu vorresti diventare un calciatore o un attore? Io preferirei il calciatore, però vediamo cosa succede. In questo film si parla del Catanzaro Calcio, ma ti piace il Crotone? Il Crotone mi piace tanto, il Catanzaro un po' meno, però è uguale. Forza Crotone. Forza Crotone. Adesso cosa c'è nei tuoi sogni? Nei miei sogni? Provare a continuare, anche perché a scuola non è che vado tanto bene, quindi magari provare qui a spingere nel calcio. La lontananza dei fratellini? Mi è dispiaciuto molto, infatti mamma veniva pure a Catanzaro il fine settimana e quando se ne andavano piangevo, però poi mi sono abituato e siamo andati avanti. Ma è un'esperienza che rifaresti? Se ti dovessero richiamare, Giuseppe cosa farebbe? Accetterebbe e proverebbe a rifarlo, a rivivere questa esperienza. Come descriveresti infine questo film L'altra via? È un'amicizia tra un bambino e un calciatore e questo calciatore si droga, fa cose brutte, calcio scommesse e questo bambino lo aiuta a uscire, infatti L'altra via. Presenti in sala il produttore Gallo insieme ai due attori Pacenza e Verginelli e l'assessore alla cultura del comune di Crotone Nicola Corigliano. Il film è ambientato nella Calabria negli anni 90 alla vigilia dei mondiali di calcio e narra la storia di Marcello, un piccolo appassionato di calcio. È stato molto bello, poi c'è anche Fausto che mi ha aiutato molto, quindi mi sono sentita a mio agio, non mi sono mai vergognato delle telecamere. È venuto Fausto molte volte qua a Crotone e ci siamo ripassati le parti e quindi mi veniva pure naturale recitare ormai. L'abbiamo fatto tante volte, l'abbiamo ripassato. Senta, io le chiedo, è più difficile diventare oggi un calciatore o un attore? Ma io penso che la difficoltà sta in tutti i campi. Non c'è calciatore, attore. E anche qui è una questione di diretta via, cioè di via anche qui. Questa. Dipende dalle strade che uno percorre e quale strade vuole percorrere, quelle dell'onestà, quelli più facili, esatto. Non conosco neanche il termine corretto per dire quelle le strade scorrette, però diciamo che io... ho 44 anni, è il mio primo film da protagonista e ho fatto altri film, altri ruoli, altre cose, però diciamo ho sviluppato una grande gavetta negli anni e oggi sono consapevole e più ho una padronanza, credo, nel poter svolgere una cosa del genere, un ruolo da protagonista. Per un bambino come Giuseppe è stato difficile stare su un set? No, Giuseppe ha una grande capacità, Giuseppe è un bambino di talento perché lui basta l'ascolto in sostanza, mentre ecco un attore ha una preparazione, lavora sulla sceneggiatura. Io per esempio a un certo punto il giorno prima delle riprese di ogni singola scena magari dicevo facciamo memoria perché ci sono tanti monologhi, no? Tanti pezzi, allora per avere una certezza e non perdere tempo sul set lavoriamo anche un po' sulla memoria, dicevo, ma lui bastava leggerla una volta e andava. E giocavamo molto sull'improvvisazione. Il regista Saverio Cappiello, che è la sua opera prima, ha permesso che noi potessimo anche spaziare nei dialoghi, sempre rispettando la sceneggiatura che ha scritto Giuseppe Gallo, e diciamo questo ci ha permesso di ottenere una verità sincera, sempre lì siamo col discorso, una verità sincera, così come hanno anche giudicato tanti critici.